Benvenuti al nostro Appunti e dintorni. Vediamo insieme tutti gli appuntamenti previsti per i prossimi giorni, a partire dai musei dell'Università di Pavia, che con la zona gialla ritrovata proprio oggi tornano a riaprire al pubblico. I battenti, nel rispetto di tutte le accortezze previste dalla situazione epidemiologica attuale. Gli orari d'apertura vanno dal lunedì al venerdì, a seconda del singolo calendario di ogni museo. Vediamo quindi Cosmos, Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia, in Piazza Botta dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 18. Museo per la Storia dell'Università, presso la sede centrale dell'Università in Strada Nuova. Vedete qui gli orari: il lunedì pomeriggio, il mercoledì e il venerdì mattina. Museo Tecnica Elettrica di Via Ferrata, al Civico 6, che apre nelle mattinate di lunedì, mercoledì e venerdì, e poi anche al martedì e al giovedì fino alle 15:30. Per tutto il mese di febbraio non sarà possibile prenotare visite guidate. Ancora il Museo Camillo Golgi in Palazzo Botta, in Piazza Botta, apre al mercoledì mattina, come il Museo d'Archeologia presso la sede centrale dell'Università, apre lunedì pomeriggio dalle 14 alle 17 e il giovedì mattina dalle 9 alle 12, mentre si rispetta la chiusura invernale ancora per questo mese per l'Orto Botanico in via Sant'Epifanio 14. Per quanto riguarda gli altri incontri, sempre rimanendo in università a Pavia, ricordiamo fino al 3 febbraio la presentazione dei corsi di laurea a cura del Centro Orientamento dell'Università, incontri online per tutti gli studenti del penultimo anno di scuola secondaria superiore e dell'ultimo anno, inerenti l'area umanistica e giuridico-politico-economica. Andate per tutte le informazioni sul sito del CORE, che è cor.unipv.it. E poi ancora gli incontri con il Santa Caterina, il Collegio Santa Caterina di Pavia, venerdì 5 febbraio alle 18 con la Residenza Universitaria Biomedica di Pavia, propongono il ciclo Indipendenza, incontri su consumo di droghe, fumo e alcol. In questo primo incontro con Vanessa Roghi si tratterà il tema storicizzare le dipendenze, poi con Marco Riglietta si parlerà di consumi di sostanze. Andate in questo caso sulla piattaforma Zoom del Collegio Santa Caterina. E poi il corso per operatore agroturistico promosso dall'ente di formazione EAPRAL per parlare della normativa regionale sull'agriturismo, norme fiscali, metodi e procedure per la manipolazione degli alimenti, la normativa igienico-sanitaria, il marketing territoriale e la multifunzionalità in ogni suo aspetto. Il termine per le adesioni è il 15 marzo, il corso poi si terrà dal 25 marzo al 14 aprile, sempre in modalità di videoconferenza. Info iscrizioni 0278612751. Se avete altre notizie da segnalarci, potete farlo. Corredate anche da foto, locandino video a info@pavia1tv.it oppure via WhatsApp al 389 25 66 296. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani, sempre alla solita ora, sempre qui con Pavia 1 TV, Appunti e dintorni.